gira avanti in diritta, poi la rifiuta. Beh, diciamo che è una bella giornata, è caldo e c'è un po' di pelo, quindi Vinicio è contento, diciamo così. Vediamo se è bravo. Sensazioni? Sensazioni belle, dai, è una bella giornata, c'è un po' di casino, ma insomma va bene. Poi ho provato il Panigale, la moto, diciamo, quasi campione del mondo. E il freno va bene, quindi siamo a posto. E niente. Poi bella giornata, per lui bella giornata e bisogna aspettare stasera dopo cena. Allora si guarda se sta una bella giornata o no. Può andare. Allora noi abbiamo due provetti piloti. Questo ormai è una professionista, perché insomma ormai è praticamente pratica di quasi tutte le piste internazionali. E poi abbiamo Alessio, che oggi praticamente ha fatto il suo debutto nella pista in Mugello, e quindi ora io chiederò a questi nostri piloti amatori, provette, cosa ne pensano di questa loro esperienza in pista. Da chi si comincia? Io. Tutto bene, sono molto contenta, a parte le difficoltà di insegnare a te ad andare bene, perché sei un po' duro. Questo non me ne... E d'altra parte sono Tecoccio. Essendo Tecoccio, te mi dici le cose, ma sono Tecoccio. Te già non ti chiediamo più niente, perché abbiamo già visto di che pasta sei fatta. Quindi ora passiamo ad Alessio e spero lui non mi dia addosso come ti ha fatto te. Anch'io molto bene, mi sono divertito, però giustamente andando dietro a lei, e lei va dietro a lui, se non fa una sega, non si fa una sega. E io con questo ho finito, ragazzi, arrivederci a tutti, buona giornata, Lorenzo a culo, e chi si è visto, si è visto. Sei in diretta? Sono in diretta, però ti direi di parlare per 5 minuti, perché così mi metto la bombola d'ossigeno. Sono contento di ritrovarla qui al Mugello, è sempre un piacere rivederla. Ma c'è anche qui il nostro caro amico, che ecco, ora da Bocca Piana non può parlare, però è un nostro amico qui del Mugello. Ci dica l'impressione di oggi su questa giornata. Pressione a capo. Pressione divertente. Cipierino, è sempre Cipierino. Sembra essere un po' sui tagadazzi, però va bene, vai, Cipierino. Non sono abituato all'intervista, sono un tipo timido io. Che non mi sento a mio agio, almeno non c'è una bella foto a casa. Si aspetta il pelato di Fogani. Tutto a questo. Beh, poi le mettiamo. Questa è una telecamera seria. Sì, certo. Prendere il microfono, cosa devo dire? Se vuoi. Vabbè, parte l'emozione, sono pronto, sono carico, speriamo che vada tutto bene. Però si riparte, via, si guarda un po' in casino prima. Gli ha fatto il regalo alla BMW, è contento. Che fai, Dario? No. Mancano i compagni di merende. Sono capo, perché c'è la fila di freddo a vista, il mio l'audio braccio, caldo e caldo, fatica tanta, però divertimento assoluto. Ma me l'hanno regalato. Cioè, perfetto. C'è una goduria di prima categoria. Perfetto. Allora dobbiamo spiegare come mai lui ha fuso la moto. Lo dico io o lo dici te? Stava provando a starmi dietro. Praticamente, cioè, è approvato, però ha fuso la moto, dai, apri il gas, cioè mi faceva scendere, rallenta, io non ne volevo sapere, no? Sbagliato, ma fatto lei, però no, quindi è stato molto difficile e non ce l'ho fatta da aiutare. E quindi ho fuso la moto. E ora è a piedi. E quindi ora sono a piedi e vado a prendere un gelato, perché non c'ho. Cioè in mano un gelato? Non c'ho moto. Ah, faccia.
quale Calippo? No, allora no, noi prendiamo non il Calippo, noi andiamo a prendere il Cremino. Va bene. Leggi. Buona la prima. Guarda, questo sei infortunato in mister. Già, frizzo? Io ho bisogno degli occhiali. Operazione a cuore aperto. Sto per soffrire, perché lo so. Mordimi la tuta, mordi la tuta. Batto contro la spaccatura sanguinaria. Fatto un po' sotto, se arrivava la cosa fra me, comincia a sentire fra avanti un po' lento. Non buccare la cosa, ma l'essere discesa, ero senza fare avanti, per toccare entrare il culo. Senza fare avanti. Quanto mi si ripagano? Bello. E sì, grazie. Guarda che sì.